Occhio. Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti coloro che seguono Sei in Abruzzo. Questa sera, come avevamo annunciato, in prima serata alle ore 21 del venerdì, e sarà così fino alla fine della stagione televisiva e sarà così anche per la prossima stagione. Oggi una puntata particolare, due ospiti in studio. Io saluto e ringrazio per la prima volta nelle vesti di sottosegretario, era stato annunciato ampiamente questa nomina, ebbene c'è stata, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega anche all'editoria, Giovanni Legnini del Partito Buonasera. Democratico. Buonasera. Bentornato. Grazie. Sottosegretario, adesso dobbiamo cambiare. Grazie a lei. Il modo di chiamarla. E poi alla mia destra, deputato del PDL Paolo Tancredi. Bentornato. Buonasera. Onorevole Tancredi, bentornato. Grazie. A TV6. Allora, Legnini, che effetto fa, sottosegretario? Ne avevamo parlato tante volte, prima delle elezioni, il suo nome circolava come uno dei papabili per questa carica. Si aspettava questa alla presidenza del Consiglio? Beh, ciò che mi aspettavo io a scarso rilievo, ciò che è rilevante è che cosa è accaduto e la nomina che c'è stata e la delega che oggi è stata discussa dal Consiglio dei Ministri, la delega ai ministri e ai sottosegretari, per quel che mi riguarda, insieme ad altri due sottosegretari o la delega diretta del Presidente del Consiglio, non solo all'editoria, ma che già è un settore molto delicato, molto complicato. Ci riguarda molto, direttamente a noi. Ma anche all'informazione istituzionale e soprattutto all'attuazione del programma di governo, che è stata scissa dalla delega ai rapporti col Parlamento, che prima confluiva su un solo ministro. Quindi un impegno importante, di grande responsabilità, che io cercherò di svolgere lavorando, impegnandomi, sperando di poter fare bene in un contesto che è molto complicato, lo sappiamo bene, sotto il profilo politico, ma soprattutto è complesso e delicato per il Paese. Questo è un governo che ha ragione di essere, di esistere, se fa le cose. Io mi muoverò, credo come tutti i componenti del governo, ministri, viceministri, sottosegretari, ci muoveremo con questo approccio, con quest'ottica. Poi c'è il Parlamento che deve fare la sua parte, le forze politiche, quindi insomma che effetto mi fa? L'effetto di una grande responsabilità e la volontà di un impegno determinato. Tancredi, cosa porta l'Abruzzo avere un sottosegretario importante, fra virgolette, no? Pesante. Ma senz'altro una considerazione in più, un interlocutore in più all'interno del governo, autorevole, perché insomma, io credo che Giovanni già facesse un buon lavoro per l'Abruzzo quando era semplice parlamentare o autorevole rappresentante del gruppo in Senato e componente della commissione bilancio. Nel governo naturalmente una voce vicina al Presidente del Consiglio che può essere di attenzione per le tante problematiche che l'Abruzzo ha. Voglio sottolineare, non per competizione, ma insomma per completezza, che io sono stato tra i primi a felicitarmi con Giovanni Legnini per la sua nomina a sottosegretario e credo che Grazie. Sia una cosa, un valore per l'Abruzzo. Penso che non vada sottovalutata nemmeno la presenza del governo di l'amico Gaetano Quagliariello, che è stato candidato in Abruzzo, ma non è stato candidato in Abruzzo da paracadutato, perché in Abruzzo ha fatto il commissario regionale del partito, in Abruzzo è stato tanti anni, quindi, ed è da quando è no, ministro. Possiamo dire che l'Abruzzo non è andata male, un ministro e un sottosegretario, cioè, vabbè, quindi. Quagliariello non è abruzzese, nel senso che non risiede in Abruzzo, però si è candidato qui ed ha un forte legame dell'Abruzzo. Credo, direttore, che da quando è ministro Gaetano Quagliariello è stato presente qui già quattro volte in Abruzzo, sì. Quindi in poche settimane. Due addirittura nel giro di 3 giorni, sì, quattro sì. giorni la scorsa Viene settimana. Tornerà fra qualche giorno, quindi anche lui è una figura che può essere utile alle tante problematiche che dobbiamo affrontare per il paese innanzitutto, ma anche per la nostra regione, che insomma è una regione che ha delle sue particolarità naturalmente, ma che
anche investita dai problemi che investono tutto il territorio nazionale. Legnini, si sente un sottosegretario con la data di scadenza sul barattolo, come un po' gli yogurt, visto soprattutto quello che si è detto negli ultimi giorni, nell'ultima settimana. Renzi, meno di una settimana fa, ha detto bisogna fare presto, Renzi ovviamente è un esponente del suo partito, bisogna fare presto perché facciamo la legge elettorale e poi di nuovo alle urne perché con questo governo non si può andare avanti. Ho rigirato la domanda a Quagliariello martedì, che ha detto beh, questa è una questione interna al PD, non ci riguarda, non si può chiedere ai capponi di anticipare il Natale. Testuali parole di Gaetano Quagliariello. Ecco, all'interno del vostro partito avete un po' le idee confuse o c'è un po' di maretta tra qualche gruppo scissionista, fra virgolette? Innanzitutto non scissionista, chiedo scusa, rispetto al governo intendo. Non mi sembra che ci sia alcuna scissione. Matteo Renzi, che è un importante esponente del Partito Democratico, che ha le aspirazioni che conosciamo tutti, conosce tutta l'Italia, non solo l'Italia, è stato quello tra i dirigenti di primissimo piano del Partito Democratico che più di altri ha chiesto il governo delle larghe intese. Ricordiamo che l'allora segretario Bersani era contrario, comunque non convinto di questa ipotesi. E quindi il fatto che si attribuisca a Renzi oggi l'intento di frettolosamente chiudere questa esperienza di governo, ma la frase va riportata come al solito. A me sembra particolare, io poi le interpretazioni possono Renzi essere più diverse. Renzi ha fatto l'ipotetica, ha detto se il governo non fa nulla, allora meglio fare la legge elettorale ed è ciò che io stavo per dire, perché credo che sia la posizione più ragionevole, più evidente questa, cioè più normale. Questo è un governo che nasce per effetto ed in conseguenza del risultato elettorale che ha diviso sostanzialmente in tre la rappresentanza politica, poi a noi ha attribuito il premio di maggioranza che il partito dell'amico Tancredi ci ha, con la famosa Porcellum, ci ha attribuito un premio di maggioranza molto elevato alla Camera, quindi una maggioranza in Parlamento seppur non piena come è noto, ma è nato questo governo perché il paese è diviso come è diviso. Una parte si è tirata fuori, il Movimento 5 Stelle, rimanevamo in due, oltre alla Scelta Civica, e quindi o questo governo o niente, o elezioni subito. Si è deciso di fare questo governo, c'è un programma che si è dato questo governo, c'è un orizzonte temporale, 18 mesi, il Presidente del Consiglio Letta lo disse all'atto della richiesta di fiducia in Parlamento, entro il quale bisognerà accertare lo stato di avanzamento del processo di riforme economiche, sociali, istituzionali e costituzionali, ingranate le quali non ci sarà ragione di interrompere la legislatura prima del completamento delle riforme. Questi sono i fatti, questi sono gli atti e queste sono le volontà. Se questo governo attua quel programma importante per il Paese, per far fronte alle emergenze sociali ed economiche e finanziarie e per cambiare in profondità questo Paese, allora questo governo avrà ragione di stare in piedi, altrimenti non sarà Renzi che manderà a casa questo governo, saremo tutti a mandarlo a casa questo governo. È un fatto, è acclarato. Se si dovesse andare al voto, anche in ipotesi, cosa che io non mi auguro, precipitosamente, il Parlamento dovrà prendersi i giorni, le settimane, al di là del dibattito di questi giorni, i mesi che servono per cambiare la legge elettorale. Questo è un dato pacifico che peraltro in termini di necessità finalmente accomuna, mi sembra sinceramente, tutti. Poi sulle soluzioni non chiedo certo. Scusa, guardate, questo è un lancio di poco fa, Renzi, il Porcellum va cambiato, ma questo ovviamente è quello che si sapeva. Il sindaco di Firenze suggerisce la linea ai suoi, difendere il governo, ma anche non si legge, ecco, Letta è importante, ma conta di più difendere il bipolarismo, certo. Dice Renzi. Sì, beh, io condivido quello che dice lui.
Ecco, al di là adesso... Lei fa parte, lo dico con simpatia e ammirazione nei suoi confronti, con stima, ma fa parte dei molti giornalisti che tende a creare più divisioni di quanto ce ne sono tra di noi. Non ci sono divisioni. Quando Renzi dice cose di buonsenso, dice di buonsenso, lo sono per me, ma credo che lo sono pure per Tancredi. È vero, quindi, che però alcune affermazioni poi fanno notizia. Non c'è, ripeto, oggi nessun conflitto all'interno del Partito Democratico. La domanda è: bisognava fare questo governo per necessità del paese e del quadro politico? Sì. Come si doveva fare? Come si è fatto? Non c'è stato un voto contrario, nessun voto contrario. Adesso questo governo ha cominciato a produrre risultati. Il primo consiglio dei ministri la settimana scorsa, rifinanziamento cassa integrazione, un pezzo l'avevamo fatto io e Tancredi con la legge di stabilità, come insieme all'ex ministro, come ricorderemo, un altro pezzo adesso, l'IMU, la sospensione in attesa della riforma, ci siamo tolti gli stipendi dei ministri e dei sottosegretari, i doppi stipendi, azzerati, cancellati. Oggi c'è stato un acclaramento sull'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti con sostituzione di incentivi fiscali a chi fa le erogazioni liberali. È in itinere la predisposizione del pacchetto delle riforme da parte del ministro Quagliarello e degli altri componenti. C'è un lavoro, l'impegno in Europa, la trattativa di enorme rilevanza in Europa. Enrico Letta sta trafficando, dico in senso molto positivo, le capitali europee e Bruxelles per ottenere questa sospirata deroga al patto di stabilità esterno per fare un grande piano per il lavoro dei giovani in Italia, altro argomento che accomuna il governo. Questo è lo stato dell'arte. Dopodiché Renzi dice le cose tutti i giorni, alcune sono interessanti, altre non mi convincono, ma non è che se Renzi parla casca il governo, ecco, questo non accade. Su questo non ci sono dubbi. Ha parlato della sospensione della rata dell'IMU in attesa della riforma, ha detto lei. Ecco, quello dell'IMU, che tipo di scoglio è, Tancredi? Soprattutto per voi è chiara la posizione di Berlusconi e quindi anche del PDL, abolizione dell'IMU sulla prima casa, e su questo c'è da discutere. Sì, c'è da discutere, io non credo che nemmeno questo possa essere un punto di così grande divisione. Chiaro che partiamo da insomma, opinioni diverse, ma questo è normale, nel governo ce ne sono, io e Giovanni ci distinguiamo su tante cose, non è che questo credo che sia normale, però questo non vuol dire che non possiamo fare delle cose insieme utili. La vicenda dell'IMU si sa quanto è quotata. È chiaro che anche in un momento come questo anche reperire quelle risorse non è semplice, e insomma, c'era stata un'ipotesi di tagli lineari che il presidente Letta ha giustamente voluto comunque approfondire e arrestare per non mettere sul piatto dell'opinione pubblica ancora dei tagli su settori importanti. C'è un'impostazione che io non condivido, però insomma, voglio dire, è un'opinione, cioè, io sento da molti alla sinistra questo che si continua a dire sto fatto, dici ma perché l'IMU la deve pagare, io ci prendo i soldi e quindi la devo pagare, e secondo me è proprio un fatto di non aver ben percepito qual è il senso della tassazione, cioè voglio dire, se noi vogliamo uccidere i ricchi o chi è più, possiamo sulle imposte dirette incidere di più, no? Aumentiamo le aliquote sulla gente che guadagna tot, ma quella è un'imposta indiretta che pesa sulla casa, e il fatto non c'entra niente che la paghi il più povero e il più ricco, se, al mio modo di vedere. Il problema è come si intende quel bene, che valore gli si dà, e anche il risvolto che ha economico sull'edilizia, piccolo certo, però il risvolto che ha economico sull'edilizia, il fatto di tassare una cosa, anche il ricco, se non c'è la tassa sulla prima casa, probabilmente al figlio che fa 18 anni gli compra la casa, se c'è quella tassa magari gli compra dei titoli di una società delle Cayman. Faccio per dire, ecco, quindi non è una questione di perché tanto
di penalizzare quello piuttosto che quell'altro. Perciò secondo me è un'impostazione sbagliata quella di dire no, però i ricchi la devono pagare, perché sennò che facciamo? Togliamo la tassa ai ricchi. Vabbè, allora aumentiamogli le aliquote delle imposte dirette. Che c'entra l'imposta sulla casa? Perciò, quindi ci sono alcune, però io credo che anche lo scoglio dell'IMU si risolverà anche da parte nostra, credo che ci sarà, sono sicuro, io almeno mi auspico che ci sarà un alleggerimento, no? un tentativo di mediazione, non faremo certo cascare il governo per delle sfumature sulla faccenda dell'IMU, ne abbiamo fatto una importante battaglia politica e credo che il governo ce la stia riconoscendo. Dopodiché ci sono tutta un'altra serie di questioni, però come diceva poco fa Legnini, no? Noi abbiamo, insomma, guardo la televisione solo la notte, purtroppo per costrizione, perché non la guarderei nemmeno di notte, ma noi abbiamo parlato 3 giorni di una proposta di legge sulle intercettazioni, cioè il nostro capogruppo alla Camera, all'inizio del capogruppo in Commissione Giustizia, all'inizio della legislatura in Commissione, ha ripresentato tutte le proposte di legge che c'erano prima, tra queste c'era quella di intercettazioni. Per 3 giorni si è parlato del fatto che noi volevamo rimporre le intercettazioni. Ma insomma, ma vi sembra, possiamo fare ogni tanto una trasmissione in cui noi politici parliamo di voi giornalisti? Cioè, il capogruppo, adesso per non parlare di me, il capogruppo al Senato del Partito Democratico ha presentato una proposta di legge che un anno fa era patrimonio di tutti, era condivisa da tutti, il fatto della trasparenza dei gruppi politici. È una proposta di legge che si discute, ce ne sono migliaia che poi cadono nel nulla, cioè, e si è discusso per 3 giorni di questo, come se da quello dovesse cadere il governo. Io credo, ma la maturità un attimo del dibattito, cioè ha senso buttare in pasto agli italiani questa continua e falsa lite o furibonda battaglia che non c'è? Non c'è, c'è in parte, certo, e quella già si racconta, ma se dobbiamo a ogni battuta, siamo centinaia di parlamentari, qualcuno farà la proposta di legge sbagliata, qualcuno farà una volta una dichiarazione che è un po' fuori tono, e quello significa che l'atteggiamento di tutta la maggioranza, insomma, io non credo, io ho una posizione per esempio sulle estrazioni petrolifere completamente diversa da quella di Legnini e anche completamente diversa da quella di Gianni Chiodi. Ma questo non vuol dire che la prossima volta non voterò Gianni Chiodi come Presidente della Regione, oppure che gli stia facendo una fronda. Cioè, insomma, qui non è che ci può essere la voglia dell'omologazione. Questo è un governo che si muove su un filo molto sottile, che naturalmente è stato disegnato dal Presidente della Repubblica, che è stato molto chiaro in questo. Ha detto un governo è un governo, sostenuto da una maggioranza. Il problema è quella maggioranza di che tipo è, non il governo di che tipo è. Il governo è un governo costituzionale che va fino a fine legislatura, se la maggioranza non gli leva la fiducia. La maggioranza è una maggioranza anomala che lo sostiene, non c'è dubbio, che si è creata in determinate condizioni, come è successo in altri paesi. C'è il difficile passaggio della legge elettorale, tra l'altro che è sotto osservazione anche per alcuni profili costituzionali. Da parte della Corte Costituzionale. Quindi c'è, insomma, anche il mio amico Gaetano Quagliarello si trova anche ad affrontare un discorso, perché noi abbiamo fatto un discorso, secondo me, sensato, che comincia a essere un po' patrimonio di quasi tutti, nel senso che la riforma della legge elettorale a sé non ha senso e non risolve nulla se non è, insomma, unita a una riforma dell'assetto dello Stato, della forma di governo, della Costituzione sostanzialmente. Naturalmente questo ha un impedimento nella questione dei tempi e nella questione che probabilmente la legge elettorale così come oggi non va bene per andare. Ecco, il profumo di incostituzionalità, Legnini, riguarda soprattutto il premio di maggioranza, no? Quello di cui lei parlava prima. Riguarda la governabilità, non l'ingovernabilità, attenzione, ecco. Perché quel premio di maggioranza garantisce una maggiore, se non ci fosse quel premio di maggioranza, l'ingovernabilità sarebbe ancora maggiore di oggi, quindi. Sì. Qualcuno sostiene, e poi mi taccio, che la situazione attuale di ingovernabilità sia creata dalla legge elettorale. Non è vero. Qualsiasi legge elettorale, nella condizione delle forze politiche attuali, qualsiasi, voi me la prendete in qualsiasi paese, oggi avrebbe dato un'ingovernabilità peggiore di questa. Ce n'è uno che non la dà.
che non la darebbe. Il Mattarellum, però No. Se, ed è il doppio turno alla francese. Il doppio turno? Cioè questo però, è noi siamo portatori di questa proposta notoriamente, storicamente, da sempre. E in queste settimane c'è stato un avanzamento della nostra proposta. L'avanzamento della nostra proposta è mettiamo insieme, proviamo a mettere insieme il semipresidenzialismo che il PDL aveva chiesto insistentemente di introdurre. Forte apertura in questo momento. Certo che è una forte apertura, sì. però le due cose stanno insieme. Allora usciamo. Ritorno questa volta positivamente su quello che diceva Renzi, che dice salviamo il bipolarismo. Certo. C'è un solo modo per salvare il bipolarismo ed è il doppio turno. Io non vedo altre soluzioni, perché è chiaro che se saremo costretti ad intervenire, come è probabile che accada, sull'attuale legge, o si ripristina la vecchia legge, come si chiama, il Mattarello, i vecchi collegi, che hanno legge che ha un pregio importante, che è quello di attribuire ai cittadini un potere di scelta e stabilire un rapporto tra l'eletto e il cittadino molto forte nel collegio elettorale l'eletto, ma non c'è, come diceva Tancredi, neanche in quel caso alcuna garanzia di maggioranza, neanche per sogno, perché la tripartizione dello schieramento politico, della rappresentanza politica, porta a risultati inesorabilmente diversificati, differenziati da regione a regione, da territorio a territorio. Quest'idea del doppio turno alla francese non è un'idea. È dettata anche dal fatto che c'è una terza forza, guarda, come il Movimento 5 ma Stelle. Guarda, sto dicendo, siccome noi questa proposta la facciamo da 30 anni, quindi non è che pensate. Però adesso per si rafforza ancora sto di dicendo più. Che in Francia il presidente Hollande, bene o male, si può discutere, ma sta governando con una maggioranza stabile, avendo preso al primo turno delle elezioni francesi il 27%, c'è dubbio. Tanto quanto Bersani e tanto quasi tanto quanto Berlusconi. Quindi questo, se in Italia ci fosse stato il doppio turno, ci sarebbe stata una competizione diretta al secondo turno tra Bersani e Berlusconi e gli italiani avrebbero conseguentemente deciso e il Parlamento sarebbe stato composto sulla base del risultato del confronto diretto tra Bersani tanto, e tanto Berlusconi. Tanto per farci capire, quindi, quello che avviene per l'elezione dei sindaci col ballottaggio è un po' diverso. Ecco, io credo, quindi sono fiducioso sul fatto che, avendo noi davanti una intera legislatura, che io non penso si possa percorrere per intero, ma neanche si debba interrompere precipitosamente a fronte di problemi che non sono più rinviabili. Noi da 20 anni, 25 anni facciamo tentativi di cambiamento, anzi di più, della Costituzione, che vanno sistematicamente a vuoto. L'ultimo tentativo qualche mese fa che si arenò nell'aula del Senato, ce lo ricordiamo perfettamente, proprio per il proprio su questo punto, cioè il PDL sosteneva no, facciamo il semipresidenzialismo, non c'era tempo per fare il semipresidenzialismo, era evidente che non c'era tempo, quindi noi accusammo a suo tempo il PDL, fondatamente l'accusammo, secondo me, si è visto. Poi facciamo rispondere Tancredi. Ma certo che risponde Tancredi, no, dopo la pubblicità parla quando vuole, come completi. Ma l'accusammo perché volevano far saltare tutto, la riduzione dei parlamentari, la modifica della Costituzione, e così andò, saltò tutto per l'ennesima volta. Quindi questo è lo stato dell'arte. C'è tempo per fare le riforme costituzionali, e peraltro in una condizione ideale, perché noi abbiamo il ministro per le riforme, Quagliariello. Che è notoriamente esponente del PDL, e abbiamo le commissioni del Parlamento, per esempio quella del Senato, presieduta da Anna Finocchiaro, alla Camera da Sisto, non mi ricordo il preso Sisto, cioè vi è la possibilità di mettere insieme persone che possono produrre un risultato, ma poi c'è l'intero Parlamento e c'è l'intero governo. Poi sull'IMU ovviamente non sono assolutamente d'accordo. Possiamo rispondere dopo sull'IMU? Lo dico dopo. Ci fermiamo per la pubblicità.
Allora, facciamo rispondere Tancredi sul doppio turno alla francese, poi sull'Imu voglio sentire ancora Legnini. Sì, sull'Imu e Legnini queste cose ce le diciamo da qualche anno. Quindi... Sì, vabbè, però i telespettatori non lo sanno. Però io rimango fermo. Sul doppio turno alla francese? Sul doppio turno cos'è un passo avanti importante? Voglio dire, allora, io, insomma... Qui non stiamo a rinfacciarci niente, però Giovanni dice giustamente l'altra volta non c'era tempo e io dico che non c'è tempo a fare, qua dobbiamo, un'esperienza abbiamo fatto in questo paese, che fare le riforme della Costituzione e della legge elettorale a pochi giorni dalla scadenza della legislatura è un fatto che di solito non ci si riesce, ma anche se ci si riuscisse e quando ci si è riuscito, insomma le cose non vanno bene, perché è chiaro che si lega troppo quella riforma che tu stai facendo al momento contingente che si crea. Cioè noi l'altra volta lavoravamo con già quasi comizi elettorali aperti, stavamo facendo la legge elettorale, poi inserito. Io un'altra cosa rimprovero al centrosinistra, la riforma mancata del 2006, perché noi la riforma della Costituzione l'avevamo fatta. L'avevamo fatta ed era anche una decente riforma, aveva dei difetti, ma... Era una decente, c'era allora la riduzione dei parlamentari, c'era il superamento del bipolarismo e del bicameralismo, c'erano maggiori poteri al Premier, insomma era una riforma che poteva funzionare, poi poteva essere anche migliorata, ma intanto era un grande passaggio iniziale. Quindi lì purtroppo per contrapposizioni non si tra l'altro fu un referendum a bocciarla, quindi però loro insomma si impegnarono per la campagna per il no e noi ci impegniamo poco per la campagna per il sì. Quindi detto questo io sono sostanzialmente abbastanza d'accordo, io ritengo che il sistema elettorale sia un metodo, io in particolare sono stato eletto con parecchi sistemi elettorali, quasi tutti diciamo, quindi non ho problemi da questo punto di vista. Il sistema elettorale è un metodo e qualsiasi metodo si applica come in tutte le cose umane ha dei pregi e dei difetti, cioè la legge elettorale ha dei pregi. Questa è particolare, la legge elettorale che viviamo oggi è particolarmente, diciamo, spiacevole per i meccanismi di premio di maggioranza, poi tra l'altro differenziati tra Camera e Senato, ma soprattutto per questa faccenda della indicazione dei parlamentari, che poi viene molto travisata, nel senso che si esagera. Io sono contrario, però poi quando si dice vabbè, questi vengono nominati, vabbè, ma vengono nominati da qualcuno che poi prende milioni di voti. Non è che, cioè Berlusconi dopo che ha fatto le liste o la classe dirigente del Partito Democratico compila le liste, poi si presenta al popolo e deve prendere milioni di voti, perché sennò quelle persone non escono, non è che le nominano sul presupposto di un consenso che poi deve arrivare. Quindi, però è chiaro che c'è da questo punto di vista una forza del partito molto, molto prevaricante anche sulla volontà dell'elettorato e quindi ritengo che si debba andare a sistemi diversi. Non sono uno che si entusiasma delle preferenze, ripeto, sono stato eletto più volte con le preferenze, anche con successi anche abbastanza clamorosi, non mi entusiasmo delle preferenze e per questo dico, basterebbe riprendere il dibattito del 92-93, non devo dire niente, andate, questo paese è in memore, andasse a vedere un po' chi oggi enfatizza le preferenze. Tutto quello che si può dire di male delle preferenze nel 92 e 93 si disse. È vero che sono passati 20 anni e molti di coloro, di quelli che dicono oggi che le preferenze sono da combattere e da abolire, magari non votavano nemmeno nel 92-93. È possibile, però insomma, anche io invece discorso. Sento molte persone... Legnini votava sicuramente nel 93, cioè, quindi voglio dire, 92-93. Bisogna essere realisti. Gente come Fiorito viene dalle preferenze. La classe dirigente regionale oggi sotto accusa fortemente proprio, anzi proprio più casta forse, più ritenuta più, quella viene fuori da quasi tutte le preferenze. Quindi le preferenze non sono la panacea di tutti i mali. Io non sono sfavorevole ai collegi uninominali, anche col doppio turno alla francese sono molto favorevole. Quindi è un passo in avanti verso di voi quello che no, è un fatto. Passo in avanti di Legnini e sul semipresidenzialismo, su quello, tra diciamo. L'altro da alcuni esponenti anche importanti del suo partito è stato anticipato questo passo in avanti di Legnini. Quindi no, ma non è mio il passo in avanti. Sì, c'è stato Veltroni che l'ha detto. Io sarei stato d'accordo anche prima, certo. Sono sempre stato quindi, d'accordo. Quindi io credo che l'elezione diretta del presidente, che poi c'è da discutere tutti i poteri del presidente, perché giustamente loro dissero
l'altra volta abbiamo poco tempo, perché non è che uno elegge un presidente così e poi finisce tutto. No, bisogna vedere quali sono i poteri, i contrappesi, naturalmente. Perfetto. E perciò io, secondo me, quella è una battaglia che noi facciamo da tanti anni e su quella ci ritroveremmo, e credo che saremmo disposti anche a fare un passo avanti noi, questo lo dico a te, in termini personali, penso che sia auspicabile, sul discorso dei collegi uninominali a doppio turno eventualmente. Io penso che questa può essere una buona fusione, tra l'altro, insomma, è il sistema che attualmente vige in un paese importante. Legnini, sull'IMU che cosa non le andava bene di quello che ha detto Tancredi? Ma guardi, ci abbiamo fatto la campagna elettorale sull'IMU. Eh sì, tutti e due. Sì, ma peraltro si è ingenerato un convincimento palesemente fuorviante, in base al quale l'IMU lo vuole il centro-sinistra e non lo vuole il centro-destra. Sappiamo tutti che l'IMU è stato introdotto dal centro-destra nel 2010, tranne che per la prima casa. Attenzione. Oh, però male, che è la verità, che te lo dico. Dopodiché Monti, con il voto sia di Tancredi sia mio, l'ha introdotto anche per la prima casa. Ci siamo divisi e ci dividiamo tuttora in modo propositivo questa volta, perché stiamo in uno stesso governo, su un solo punto: se l'IMU deve essere tolta per tutti oppure no, come ricordava Tancredi poco fa. Io sono profondamente convinto che togliere l'IMU a me e a Tancredi sia un atto di ingiustizia, un'offesa per i cittadini che non riescono ad arrivare alla, non dico alla fine del mese, ma alla fine di mezzo mese. L'IMU a me, sulla mia casa, prima casa, deve essere aumentata, non ridotta, a me. Dobbiamo sgravare la stragrande maggioranza delle famiglie, dei cittadini, che non possono pagare l'IMU. A quelli glielo dobbiamo togliere l'IMU. Cioè rendere l'IMU più giusta, più progressiva. Perché quello però che diceva, quando si fa una legge si fa, come si dice, erga omnes, non è che si possono avere delle differenze. Ma che vuol dire si fa erga omnes? Ma che vuol dire si fa erga omnes? Però l'IMU diventa l'imposizione diretta. La colleghiamo all'IRPEF. Ma neanche per sogno, c'è un principio di progressività dell'imposizione fiscale che è prevista dalla Costituzione italiana. Chi più ha, paga. Più paga. Perciò io ti quindi dico, non è che non è erga omnes. Sui redditi e chi tasse. Più ha più paga. Non sulla casa. Chi più ha più, ma certo che si mette anche sui redditi già c'è. E la progressività c'è, perché la aliquota marginale che paghiamo non noi è del 45%, un attimo. E quella che paga chi, giustamente chi guadagna 20.000 euro e 30.000 è il 21, il 27 a seconda della fascia di reddito e così via. Quindi la progressività è un principio costituzionale, l'equità fiscale, cioè deve pagare di più chi ha di più in termini di reddito e anche di patrimonio, secondo noi, è un principio sacrosanto. Quindi questo è, noi, la verità è che noi stiamo discutendo di un'imposta, IMU prima casa, che vale 4 miliardi, su un bilancio di 800 miliardi di euro circa e lo 0,5. Cioè noi ci dividiamo sullo 0,5 e non diciamo quasi nulla sul 99,5 del bilancio, punto primo. Punto secondo, tra la proposta del PDL e la proposta del PD, la differenza è molto ridotta. Sarà un miliardo. La differenza è, noi dicevamo, abbiamo detto, dobbiamo aumentare la detrazione a 500 euro, la franchigia. Chi paga fino a 500 euro non paga nulla. Loro dicevano, dicono, che oggi c'è già la franchigia fino a 250. Fino a 250. Loro dicono bisogna abolare per intero. Lo sa quant'è la differenza, lo spread si dice adesso, sarà tra le due prove? Il 10-15% di cittadini. Certo. Di questo sarà parliamo. un miliardo. Dopodiché, siccome il primo di luglio scatta l'aumento automatico dell'IVA, che ci trasciniamo dal governo Berlusconi e poi Monti, e poi adesso questo governo, noi dobbiamo porre il problema di trovare risorse per non far aumentare l'IVA. È possibile che facciamo tutte e due le cose? Io, come Tancredi, conosco le dinamiche della finanza pubblica e dico che la vedo molto complicata. Allora, prima l'IVA, prima l'IVA dell'IVA. Noi, per dare soddisfazione, per far cantare vittoria a Berlusconi, togliamo l'IMU a me
e a Tangredi, e aumentiamo l'IVA alle piccole imprese, ai cittadini, eccetera. Questo sarà il risultato. Io mi auguro che il governo però trovi una soluzione. E sono per lei la priorità è prima l'IVA. Per me, per me è prima l'IVA, però, ma per loro è prima l'IMU, quindi dobbiamo trovare una soluzione. Il governo di Larghi Intese funziona così, bisognerà trovare una soluzione. Dubbio, non c'è dubbio. Tanto allora, sempre sui cittadini bisogna, cade. Perché l'IVA, prima l'IVA intendo prima togliere l'aumento dell'IVA. Sì, sì, non, si passerebbe dal 21 al 22%. Ma per una ragione molto semplice che richiama quello che lei diceva. L'IVA colpisce indistintamente tutti, è un'imposta non progressiva, è regressiva. E colpisce di più chi ha meno. Chi guadagna 20.000 euro all'anno e va a fare la spesa con i 20.000 euro, quel poco che riesce a fare, avrà un aumento dell'IVA, non dico uguale a quello che subirò io o Tancredi, ma insomma... No, proporzionalmente maggiore. Proporzionalmente maggiore, certo, questo è certo. Il punto. Quindi è più ingiusto l'aumento dell'IVA che non l'IMU. Da questo si deduce che il centro-sinistra vuole l'IMU. No! Si deduce che dobbiamo scegliere. Qual è la cosa più giusta? Possiamo avere tutto dalla vita? Non possiamo avere tutto dalla vita. Sostanzialmente si deve pagare sempre, questa è la sintesi. Si tratta di trovare nel bilancio dello Stato un circa 7-8 miliardi di euro. Parlo di tutte e due le faccende. IVA. Sì, perché 4 miliardi sono l'IMU e ci sarà i ticket, ci sarà un miliardo di Taras a fine anno, 2 miliardi di ticket, già legge, quindi quello che dici tu sono 8 più 3, sono 11 miliardi. Più ci sono 700-800 milioni per la cassa integrazione di deroga ancora da tra l'altro. Quindi 12 miliardi. Insomma, per fare le cose emergenti, perché poi dopo viene all'attuazione il programma per la crescita, a parte che le misure sull'IVA naturalmente sono anche un po' per non deprimere, ma poi ci sta il discorso della detassazione su cui siamo d'accordo, insomma, diceva poco fa Legnini, noi non stiamo parlando del compito più importante, storico, epocale, che non è contingente di questo governo. Il compito storico di questo governo, adesso lasciamo perdere chi l'aveva detto prima o chi l'aveva detto dopo, è quello di fare un sindacato verso l'Europa per cambiare non radicalmente, ma cambiare l'orientamento della politica europea. Una domanda. Io voglio dire una cosa soltanto, sì, solo una cosa, poi una domanda. Se no non si capisce. Io rispetto le opinioni di Giovanni Legnini, però non è che si possa dire, se uno guarda i dati dell'edilizia, del mercato immobiliare, che è fermo, che tra l'altro le sottolineo, direttore, è trainante in questo paese, è trainante per tutto un indotto che si porta dietro. Allora, insomma, forse la questione dell'IMU la può spostare dalla vicenda del portafoglio di Legnini e del portafoglio di Tancredi al mercato immobiliare, all'industria dell'edilizia, che insomma soffrono moltissimo, e secondo me un po' di responsabilità della tassazione esiste. Quindi questo è il punto. Avete fatto mai un calcolo, la domanda è per Tancredi e poi anche per Legnini, di quanto vada a incidere sui consumi l'aumento di un punto percentuale dell'IVA? Cioè dal punto di quanto li deprima? Certo, ma quando vada a incidere sui consumi. Questi sono calcoli che poi dipendono dai momenti, tra l'altro dipendono dalla... Guardate qua, IVA sorpresa, l'aumento colpirebbe di più i ricchi, dice... Vabbè, ma certo, l'aumento colpirebbe di più i ricchi perché consumano di più chi in termini assoluti. Chi scrive queste cose mi sembra che scopra l'acqua calda. La palisse. È ovvio che i ricchi consumano di più e pagano più. Allora, noi ci dividiamo su molte cose, ma quello che ha detto Legnini poco fa è incontestabile. Ma sì, uno più consuma e più paga l'IVA. Sul bilancio familiare di una famiglia che guadagna 15.000 euro, l'aumento dell'IVA incide in una maniera... 15.000 euro l'anno. L'anno... incide in una maniera formidabile, perché naturalmente ci sono dei consumi. La stima che è stata fatta che su un consumo basso, diciamo, l'IVA incide l'aumento di un punto dal 21 al 22, non per le altre aliquote IVA che per fortuna
rimangono invariate, perché con la legge di stabilità eliminammo l'aumento dell'IVA dal 10 all'11. Certo. Cioè è rimasto solo 20, è rimasto 21, solo 21-22. Inciderà su 130 euro a famiglia, una cosa, considerando, è una stima ovviamente molto approssimativa, certo, considerando il consumo medio e così via. Invece per quel che riguarda la fiscalità immobiliare, l'edilizia, il mercato che diceva Tancredi, allora l'edilizia è in coma profondo. Dentro la grande crisi, la crisi dell'edilizia è una crisi drammatica, lo sappiamo tutti, basta parlare con le piccole e medie imprese e anche con le grandi imprese tutti i giorni, sappiamo dei licenziamenti estesie numerosissime che ci sono state, del blocco delle attività, degli investimenti pubblici, del mercato privato, ma per essere obiettivi, poi Paolo Tancredi ha rettificato un po', concordo su questo, ma per essere obiettivi, il problema qual è? È l'IMU, prima casa, che non si vendono le case. Ma in parte sì. Vale, piccola parte, però sì. Il problema è che non circola denaro, che non c'è il lavoro, che c'è il precariato. Perfetto, che se tu poi a quello aggiungi le tasse. Le banche non... beh certo che non gli fa bene, diciamo così. Però che il mercato... Tu che sai, se noi Giovanni, togliamo oggi c'è... Che se noi togliamo l'IMU sulla prima casa e riprende il mercato immobiliare, no, magari fosse... Ma non l'ho detto questo. Vabbè, allora siamo... Non l'ho detto, però io ti dico che i comportamenti, tu sai Giovanni benissimo che oggi il denaro non circola, ma c'è molta gente che ce l'ha ancora, tanto, sceglie di fare gli investimenti. Ma quella è IMU seconda casa, non prima. Beh, però anche sull'IMU che voi non avete chiesto di toccare, così come non avete chiesto di toccare l'IMU sui capannoni, sulle attività artigianali, come già, oggi... lì c'è un salasso micidiale, lì lo c'è so, un salasso inaccettabile sulle attività produttive, tra l'altro sui beni strumentali, quindi no, ma i problemi sono tanti. Poi, però certo, il mercato immobiliare con l'IMU e magari l'aumento di un punto percentuale dell'IVA, che fanno aumentare i prezzi, guarda, delle materie prime, anche per costruire le case, aumenta il prezzo delle case, non si vende più niente. Deprime il mercato immobiliare, ma per tutto ciò che non è prima casa. Anche l'aumento dell'IVA lo deprime. Anche in parte per la prima casa. In piccola parte, però, io volevo solo ristabilire una verità. Poi, dopodiché, insomma, è chiaro che l'IVA incide molti. Io voglio ricordare, insomma, l'IVA incide sulle spese per i trasporti, per esempio, sui vestiti per i bambini, sull'abbigliamento, cioè insomma su beni di consumo, sui mobili, quindi insomma su beni di consumo che la famiglia oggi è costretta a fare. Tancredi, vogliamo spiegare perché negli ultimi giorni Berlusconi ha ripetuto più volte una frase che poi è diventata, no, si è sentita spesso, ecco, vogliono far fuori me e il Movimento 5 Stelle. Ha detto Berlusconi. Adesso questa non è una sintesi giornalistica, sono le parole di Berlusconi. Vogliamo spiegare perché? Non l'ha ripetuto più volte, l'ha detto due giorni fa, naturalmente è stato ripetuto più volte dai ripetitori. Sì, perché insomma era una suggestione giornalistica, quella lì. Io tra l'altro ho detto all'inizio che non condivido quella lettura, perché in cui si... Cioè, insomma, penso che sia anche infelice questo dibattito sull'ineleggibilità di Berlusconi. Io credo che sia un dibattito infelice e qui a volte c'è un po' di malizia da parte di qualcuno. È chiaro che Berlusconi si sente attaccato, quando ci si sente attaccati naturalmente si va al contrattacco, su questo non c'è dubbio. Perciò questo voleva dire, no? Cioè voler eliminare avversari politici con strumenti che non sono quelli del consenso, ma semplicemente il fatto magari della questione della giustizia oppure di rendere ineleggibile qualcuno. Adesso devo insomma spendere una parola anche a favore di Zanda, che non credo che sia uno che vuole eliminare il Movimento 5 Stelle con una legge elettorale. Penso che il dibattito pubblico italiano sia un po'... Però così è,
se pensiamo che un anno fa quella legge era un patrimonio di tutti, quella legge veniva acclamata, no? Il fatto della trasparenza nei bilanci, che poi non vedo che c'è di male nel dire che un partito politico... Queste sono le dichiarazioni di Zanda, Berlusconi ineleggibile, e poi la risposta: non reagiremo, insomma, ai falli, al di là però, con un esempio calcistico, al di là di qualche battuta che poi è enfatizzata o meno dai mezzi di... Io credo che l'atteggiamento del PDL e anche di Berlusconi rispetto al governo sia un atteggiamento di grande responsabilità. La posizione di Legnini... Si può dire anche che è un atteggiamento tattico, ma insomma in politica poi ci sta, nel senso che effettivamente noi, nessuno di noi si può permettere di essere accusato di aver fatto cadere questo governo, di aver interrotto questa esperienza, quindi su questo io non c'ho niente di male da pensare, però credo che insomma l'atteggiamento generale, e io credo che anche il PD stia facendo uno sforzo, lo sta facendo, perché è chiaro che all'interno ci sono anime diverse, è chiaro che ci sta gente che digerisce a malapena un'unione con una forza che, ma anche all'interno nostro ci sta, quindi ritengo che ci sia, è un grande sforzo che stiamo facendo, un percorso stretto e difficile che stiamo percorrendo, lo facciamo nell'interesse del paese e degli italiani. Tra l'altro mi sembra che dai sondaggi sul governo gli italiani questo lo stanno percependo anche, cioè questo messaggio lo stanno percependo. Io credo che abbiamo l'obbligo di sgombrare il campo da tante sovrastrutture, da chiacchiere, da insomma cose che ci fanno distrarre, e pensare alle riforme costituzionali da una parte, che sono, e alle riforme economiche, e poi dobbiamo pensare alla cosa più importante, perché su questo adesso lo dico a Giovanni, ma lui lo sa, Letta si è impegnato anche più di quello che pensavo, cioè lui ha enfatizzato molto l'appuntamento di giugno del Consiglio europeo, ha enfatizzato molto l'appuntamento con gli altri paesi europei. Io ieri ho visto l'ambasciatore tedesco e lui, dalle sue parole, ho percepito che effettivamente è arrivato questo messaggio di un governo italiano che insomma non vuole buttare il tavolo per aria, ma vuole semplicemente con molta fermezza ridiscutere su alcune questioni importanti, e penso che questa sia la battaglia vincente. Noi non dobbiamo fare quello che stanno facendo gli Stati Uniti e il Giappone, però non possiamo nemmeno pensare di fare l'esatto contrario. Dobbiamo anche insomma mettere in campo insieme all'Europa delle politiche anticicliche. Beh, mantenendo il rigore, questo Letta l'ha detto con molta fermezza, a me è piaciuto molto, anche un gesto di coraggio è stato. Legnini, Se fra un mese, Giovanni, si dovesse uscire a mani vuote da quel Consiglio europeo, io penso che quella veramente sarebbe, no, uno stop per il governo, quella sarebbe veramente una trappola. Legnini, a concludere su questa storia. Noi abbiamo alcune emergenze che sono quelle che abbiamo ricordato, in particolare l'ingorgo fiscale, IMU, IVA, abbiamo la TARES che scatta l'aumento a fine anno, e abbiamo i ticket sanitari che scatta l'aumento agli inizi del 2014, più alcuni impegni urgenti, alcuni sono stati già affrontati quasi totalmente, cassa integrazione in deroga, il rifinanziamento del bonus sull'efficienza energetica, sulla ristrutturazione edilizia, 55%, la proroga dei precari, eccetera, eccetera. Su questi impegni vanno assolti nei limiti in cui sarà possibile assolverli, raschiando, tagliando ulteriormente, vedendo cosa è possibile fare dentro il bilancio pubblico. Poi vi sono le politiche per la crescita e per il lavoro, che il governo Berlusconi annunciò, lo dico senza polemica, è un dato storico, annunciò moltissime volte: arriva il decreto, e non è mai arrivato. Perché? Perché non c'erano soldi, punto. Il governo Monti ha annunciato decine di volte e non è accaduto nulla. Non solo l'economia non è cresciuta, ma si è ulteriormente depressa. Questo governo, se non vuole subire la stessa sorte dei precedenti, ha una sola via, è quella che si diceva, cioè quella di negoziare in sede europea, l'ha detto il Presidente del Consiglio, ma lo dicono tutti. L'unica possibilità è negoziare un pacchetto, un intervento straordinario di spesa pubblica
fuori patto di stabilità esterno, fuori parametri europei, così come negoziati. Come facciamo con questo l'ESM? È il punto. Saranno 12 miliardi di euro, come auspichiamo, ne saranno 6, ne saranno 8, ne saranno 10, per fare interventi per il lavoro innanzitutto e per la crescita, ovviamente il lavoro è crescita, c'è poco da discutere. Grazie. Questo è l'obiettivo prioritario del governo italiano, non mio, suo, del governo italiano. Dell'Italia. Se riusciamo a fare questo, allora il nostro paese comincerà a respirare. Se non ci si riuscirà sarà un bel problema. Grazie a Giovanni Legnini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Grazie a Paolo Tancredi, deputato del PDL. Termina qui questa puntata e, come detto, queste trasmissioni adesso andranno in onda anche in prima serata alle 21. È una trasmissione che si occupa di politica, ma anche di far vedere, perché no, far conoscere meglio quelli che sono i rappresentanti degli abruzzesi al Parlamento, perché non trovano molte volte tanto spazio nelle trasmissioni nazionali. Allora noi abbiamo pensato che parlare di politica con i nostri politici sia una cosa buona e giusta. Grazie a voi che ci avete scelto e ci avete seguito anche questa sera.